Non bastano neanche le pattuglie posizionate sul posto per far diminuire il fenomeno della svolta facile. Nonostante il tragico incidente avvenuto lo scorso settembre a Rosciano di Fano, dove ha perso la vita un 57enne a bordo dello scooter per colpa di un'auto che non ha rispettato la segnaletica stradale, l'assessore Sara Cucchiarini vuole contrastare questo fenomeno per rendere più sicuro il tratto stradale. Da diversi mesi gli uomini della polizia locale presidiano la zona scovando i furbetti. Infatti gli automobilisti o i motociclisti che verranno ripresi durante l'infrazione verranno sanzionati. Esattamente, continuano i controlli perché questo punto è sempre più trafficato, anche perché c'è un centro vaccinale importante che funziona, molto attivo, ma anche perché comunque questo è uno snodo stradale sempre più strategico della città. Questo è un punto presidiato che presideremo anche maggiormente da adesso in poi, che sono arrivate anche nuove forze della polizia locale. Questo è un tratto molto pericoloso nel quale comunque molte macchine, anche molti purtroppo residenti, girano in modo errato in fondo, e io consiglio prudenza perché ci sono molto spesso, sempre di più, pattuglie appostate per, diciamo così, far rilevare le infrazioni e anche comunque multare. Quindi è molto importante in questo tratto qui, per chi vuole entrare a Rosciano, andare fino in fondo, fare la rotatoria e rientrare da sotto. Chiaramente questo nel periodo di attesa da qui alla realizzazione della nuova rotatoria.